tutti ragazzi, oggi vi mostro lo scempio che certe persone fanno al nostro fiume. Questa è chiamata punta Equity da Willy, perché è stato lì a trovarla, una punta vergine. I cari amici sono dovuti venire qui logicamente perché è comoda, cioè bisogna attraversare il fiume, però è comoda nel senso che tanto c'è Andrea, che cazzo te ne frega, quando vanno sulle altre punte poi si cagano addosso perché gli tirano dietro i sassi. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua, questo qui è lo scempio. Questi vengono, cavano, lasciano qua, guardate che schifo. Schifezze. Ancora niente. Guardate, c'è sta gente sul cuscino che cosa fa. Guardate. Un pezzo. Guardate. Mi piace portarsi a casa l'oro dell'Andrea, eh? Ecco. Questi sono gli amici del piccino. Io li prenderei a sberloni. Guarda che schifo. Vengo a piangere. Viene da piangere. Comunque adesso andiamo a fare un po' di prospezione, vediamo un po', che a me sembra che non abbiamo scavato bene. È stato scavato male qua. È stato proprio scavato alla cazzo, praticamente ignoranti che sono nel rispetto dell'ambiente, ignoranti sono in ugual modo nella ricerca aurifera, no? Quindi guardate qua, ho fatto soltanto 5 centimetri. 5 cm di scarto, di setaccio, e poi troviamo subito il materiale che adesso andiamo a testarlo. Guarda che bello! Praticamente viene. No, buttala qua. Praticamente hanno fatto 5 cm, ma qua c'è oro fino a 30. Adesso siamo a 10. Di centimetri in più. Vuoi farlo te? Sì, io. Praticamente abbiamo tolto lo scarto del loro lavoro, perché scavare in una punta del Ticino solo 5 cm è proprio da ignoranti. Ignoranti. E abbandonare la plastica e sciarrarci in giro veramente. Ma veramente, cioè, incredibile. Animali. Praticamente sono animali. Ieri ne abbiamo portato via un saccone, una testa. Ieri abbiamo portato via un sacco a testa. Questa roba non ce la possiamo. Siamo in Gaia e non possiamo. Sarebbe da venire qua in barca. Qualcuno con la barca, magari chiedo al Diego. Diego, che mi stai vedendo? Sicuramente. Qualche giorno ci porti e tiriamo su questa merdaglia che hanno lasciato qua, perché è un peccato, qua siamo in mezzo alla natura, ci vivono gli animaletti delicati. Non animali porci come questi. Non penso che scherzo. Sono lì. Aspetta che tiro dentro.
Già si vede lì. Io per me un pezzo. Vieni. Già sta funzionando. Si vede. Esagerato. Fammi fare così va, perché sembra che ce ne vanno un botto. Sembra che ce n'è proprio un botto. Ciumbia, dai, che cercatori professionali che ci abbiamo qua sul Ticino, Porca la miseria, che cercatori professionali. Vengono, lasciano la porcheria e lasciano anche l'oro. Vai, pulisci bene, perché mi sa che ce n'è veramente un po'. Ci lasciano anche l'oro, sti ragazzi. A vederlo così in superficie. Secondo me ha fatto in fretta, perché ha detto poi fra un po' arrivano, è meglio che scappiamo. Punta, eccoti. Cazzo. Sì. E questo qui è del... Il risultato. Domani siamo qua. E portiamo anche Rio. E qua ci saranno un'ottantina di pagliuzze. Perfetto. Porca la miseria. Va bene. Niente. Ci hanno lasciato l'oro, per fortuna. Male. Perlomeno questo. E noi siamo riusciti anche a prendere l'acqua oggi. Temporale in arrivo i giubili. Sono preso un po' d'acqua, la maglia bagnata.